Siamo nella merda. In campionato ti potrebbe anche andare bene contro il Parma di schierare. No, non ti va bene. Se schieri De Sciglio centrale con Gervinho e Inglese, ve lo dico già. Non vi va bene, non ci va bene. Buona giornata a tutti ragazzi, buona domenica a tutti. Allora, intanto voglio citare solo uno o due episodi arbitrali perché ieri non mi sono attaccato a questi episodi e nemmeno oggi mi attacco, ma è giusto menzionarli. C'erano due rigori per noi, uno sul non lo conto nemmeno perché comunque è arrivato poi il gol di Lugani, l'altro invece sul palo di Khedira perché il pallone era ancora in gioco, quindi non conta che insomma l'abbia tirata e poi ha ricevuto il calcio. Il rigore era netto e fine. Ok, quindi questo sicuramente bisogna anche menzionare queste cose. Però ovviamente dopo una partita del genere nella quale sei sopra due volte per due gol e ti fai rimontare, insomma io non mi attacco mai agli arbitri, ma benché meno questa volta, perché di fatto insomma io sono sempre dell'idea che il risultato che c'è scritto a fine partita è quello che meriti, quindi non è vero che meritavamo di vincere se poi abbiamo pareggiato 3-3. Allora, siccome molti mi hanno detto ma che colpa ha Allegri se la società... Allora, io non ho dato solo la colpa ad Allegri, ho dato anche la colpa alla società, perché se tu mi arrivi a mettere o a dover mettere una coppia centrale che è una coppia centrale da salvezza come Rugani e Caceres, una colpa c'è, una responsabilità c'è. Non è colpa della società però che insomma non è la società che ha venduto Benatia, ma è Benatia che voleva andarsene via, e soprattutto da quello che si vocifera nelle ultime ore, Benatia avrebbe addirittura rifiutato di entrare in alcune partite o giocare titolare, o di giocare titolare. Quindi questi comportamenti non vengono tollerati ed è giusto sia stato cacciato o comunque sia stato liberato, ecco. Per 10 milioni insomma è poco, 8 milioni è poco, però di fatto la sua cessione era inevitabile dopo anche i suoi comportamenti. Per il resto ragazzi è l'unica attenuante che ha Allegri, perché molti mi dicono ma appunto che colpa ha Allegri se poi ci sono stati errori singoli. Allora, contro la Lazio Allegri dice bisogna imparare dai propri errori, dai nostri errori. Boh. Contro Atalanta la stessa cosa, ieri la stessa cosa, significa che comunque non impara, come ho detto e come dico da 2 anni, non impara dai suoi errori, no? Orrori più che errori. Non sono solo suoi, sono anche dei giocatori, certo, però siccome molti mi dicono, cioè ho letto anche in giro, che colpa ha Allegri se Mandzukic fa quella giocata. La colpa di Allegri in quella giocata di Mandzukic è il fatto praticamente che Mandzukic si trovasse lì, perché Allegri, Mandzukic non faceva questo lavoro al Bayern Monaco, mettiamoci subito l'anima in pace, non è lo stesso lavoro che faceva il Bayern Monaco, ogni tanto tornava ma non come torna con noi, e quando un attaccante si trova in quella condizione o la butti in rimessa laterale, dato che rompete tanto il cazzo con Evra, che Evra ha tentato di fare l'unica cosa positiva che poteva fare in quella situazione, perché qualora l'avesse spazzata il Bayern Monaco dopo 10 secondi sarebbe tornato comunque in area di rigore nostra, perché non tenevamo, ok? Non tenevamo su un pallone, e quindi anche perché anche all'epoca Mandzukic è entrato a un posto di Morata, abbiamo abbassato il baricentro. Ieri è la stessa cosa, è entrato Emre Can al posto di Bernardeschi. Siccome Dybala Allegri mi dice che è un tuttocampista, perché ieri, che poi tra l'altro il 3-3 l'abbiamo preso con un 4-4-2 tanto insomma acclamato a tutti, tanto elogiato a tutti, e poi col 4-4-2 abbiamo preso il 3-3. Perché se si fa male Bernardeschi, dato che tu dici che Dybala è un tuttocampista, in quel momento della partita serve un giocatore che faccia differenza, ok? Quindi se tu me lo metti tuttocampista dall'inizio, quando Dybala dovrebbe invece giocare più avanti, e non me lo metti negli ultimi 5 minuti, minuti nei quali è ancora più fondamentale la qualità a centrocampo, allora capite bene che quando tu mi metti Emre Can, che è un ottimo centrocampista, io lo metterei sempre titolare al posto di Khedira, ad esempio, però in quel momento della partita non serviva quel cambio, cioè Bernardeschi si è fatto male anche qua. Bernardeschi e Costa si fanno male, allora Bernardeschi aveva un trauma, no? Ok.
Costa affaticamento muscolare. Voglio capire, molti mi dicono i richiami di preparazione, sono d'accordissimo, ma sta squadra comunque è da settembre del 2017, non 2018, 2017 che gira così. Non è come fino al 2016 che veramente la Juventus da febbraio-marzo iniziava a girare con un passo diverso. No, da due anni in questa parte gira nella stessa identica maniera. E quelli mi fanno ridere, quelli che mi dicono sempre ma tutte le grandi squadre adesso in Europa stanno faticando. Sì, però queste grandi squadre, quando ci sarà, e l'hanno già dimostrato a differenza nostra, quando ci sarà da fare la differenza in Europa, la faranno. E parlo soprattutto delle due spagnole, Real Madrid e Barcellona. La faranno, magari Real Madrid quest'anno potrà anche non beccare l'anno, ma cazzo, arriva a 3 Champions League vinte consecutivamente. Cioè, la Juventus ha dimostrato, perché l'anno scorso, qualora fossi stato un tifoso del Real Madrid, mi sarei incazzato moltissimo con Zidane, perché tu con lo 0-3 in casa degli altri e rischi poi l'imbarcata, perché anche lì c'è stato un calo di concentrazione, bravissimi noi, però c'è stato un calo di concentrazione pure del Real Madrid, che sembrava, che pensava soprattutto di aver già la qualificazione in tasca. Stesso errore che molte volte commette Allegri, però Zidane e Real Madrid lo impostava, anche se comunque allo stesso ha un, diciamo, un, ragiona in maniera simile, ecco, rispetto ad Allegri appunto, ma comunque Zidane impostava Real Madrid soprattutto con l'attacco. E scusate, piccola parentesi, Allegri che in conferenza stampa mi viene a dire: vedete, avete visto, volevate il bel gioco e abbiamo pareggiato la partita 3-3. Ma porca troia, ma il bel gioco non significa attaccare in 80 e difendere in 0 con due scappati di casa, assolutamente no. Cosa significa, tra l'altro, esteticamente a me non interessa sto gioco spettacolo come dicono in tanti. Dico semplicemente che deve essere un gioco più concreto, un gioco più veloce. E quindi giocare bene significa non giocare in maniera bella, ma giocare bene significa che quando tu sei sopra di uno o due gol, tu abbia la qualità di uscire al pressing avversario, soprattutto al centrocampo, qualità che noi non abbiamo, che con Dybala magari ieri poteva cambiare un qualcosina, vabbè, e magari lo mettevi un po' dietro, trequartista, che veniva a recuperare i palloni come fa sempre, no? Per 10 minuti, 5 minuti lo metti quando dovrebbe fare il titolare lì davanti, invece lo metti mezzala e ieri che serviva non lo metti nemmeno, ha ragione Dybala a incazzarsi poi, vabbè. Ma giocare bene significa anche essere bravi ad uscire dal pressing avversario asfissiante. Questo significa, sopra di uno o due gol, quando, quante volte ho detto che tra l'altro primo tempo, perché la difesa nostra ha rischiato poco, perché avevamo il baricentro alto, vaffanculo, alto, ok? Invece nel secondo tempo, e molti dicono, sì, ma non si può tenere quei ritmi lì. Ok, sono d'accordo, allora venite con me quando dico che la Juventus purtroppo da due anni a questa parte o gira al 100% o poi appena cala un po' va in difficoltà, cosa che 3-4 anni fa non era così, non era così. La Juventus riusciva a gestire col pallone tra i propri piedi anche quando non stava benissimo fisicamente. Se tu dai il pallone agli avversari c'è più possibilità che gli avversari ti creino una palla gol o no, ecco. Ieri bisognava avere la qualità a centrocampo di uscire dal pressing avversario con giocate veloci. E quelli che mi dicono che Pjanic fa queste giocate veloci, no, Pjanic è un giocatore normalissimo, normalissimo, che ha una lentezza per far ripartire l'azione veramente oscena, ok? Ma non è solo colpa di Pjanic ieri, sia chiaro, è un po' colpa di tutti, perché anche lo stesso Matuidi, ma qui la colpa, ragazzi, non è solo di Allegri, l'ho detto e lo ripeto, è anche della società, soprattutto della società, perché qualora non ci fosse stato Allegri, ma ci fosse stato anche lo stesso Zidane o un altro allenatore, avrebbe trovato comunque molte difficoltà con un centrocampo del genere a fare, insomma, ripartire l'azione, a far velocizzare il gioco. Avrebbe trovato le stesse identiche difficoltà, forse però a differenza di Allegri, a 5 minuti alla fine non avrebbe avuto questa
abitudine di abbassare il baricentro levando un attaccante, perché Bernardeschi ok si è fatto male, ma metti Dybala, invece che appunto metti un centrocampista. Ma non è solo un cambio tattico quello, è un cambio psicologico, perché quello che non riuscite a capire è che il segnale che date agli avversari è che noi dobbiamo difendersi, quindi lasciamo il pallino nel gioco a loro. Il segnale che diamo a noi stessi è la stessa identica cosa, dobbiamo subire l'attacco avversario. E prima o poi questo gol lo becchi. E poi altro difetto che vedo nella Juventus è che, a differenza di anni fa, quando prendeva anche un gol al 90esimo, anni fa riusciva comunque in un qualche modo a creare anche una palla gol negli ultimi 2-3 minuti buttandola in mezzo. Negli ultimi anni non è più così, non riusciamo più a creare una palla gol attaccando in maniera massiccia, e questo è un altro piccolo grande difetto. Questo è il mio giorno dopo. Le responsabilità sono di tutti, giocatori, società e allenatori, ma non si può giustificare dicendo abbiamo giocato bene. No, perché ieri io sul 3-2 stavo già preparando il video dicendo, in maniera magari meno calda perché comunque avremmo vinto di fatto, ma dicendo le stesse identiche cose che poi ho detto nel post partita. Perché il gioco bello, o comunque non il gioco bello, giocare bene più che altro, non significa attaccare, fare 3, 4, 5, 6 gol e prenderne altrettanti. Significa fare 3 gol, magari ne prendi uno, ok, quel gol ci sta, però comunque riesci appena prendi un gol a farne un altro subito, a farne due subito. Comunque la Juventus ieri, ragazzi, ha fatto, è vero, 3 gol, ma non li ha fatti con azioni magistrali, giocate prima, seconda, cioè non ha fatto queste cose. Ha fatto il primo gol di Ronaldo su deviazione, che è stata forse l'unica azione bella comunque, a parte qualcun'altra che poi l'abbiamo ovviamente sbagliata. Il secondo gol di Lugani è arrivato su un cross, e il terzo gol di Ronaldo è arrivato su cross pure quello. Quindi non è che abbiamo creato giocando velocemente sulla tre quarti, centralmente, no, abbiamo comunque basato il nostro gioco ieri su Mandžukić, come sempre, sui cross. E Mandžukić ieri ha fatto una buona partita, ha sbagliato quella cazzata lì, ha fatto una grandissima cazzata, perché Mandžukić non deve stare lì. Se Mandžukić è un attaccante, deve stare in attacco, prima punta e basta. E invece anche ieri, a fine partita, verso l'80esimo, me lo trovavo in fascia, lui a crossare per Ronaldo. Allora non è la stessa cosa mettere Dybala che crossa per Ronaldo, e quindi mettere Ronaldo, Dybala e Costa, non è la stessa cosa. Cioè, non ha senso se Mandžukić... Allora, aveva iniziato bene, perfetto, poi quando inizia ad allargarsi troppo, tornare troppo, lo levi, fine. E invece no, non lo leva, perché è lui, è lo stesso Allegri che gli dice questa cosa qui di tornare. Allora, questo significa abbassare il baricentro, come dico sempre, perché un attaccante ti torna indietro e quindi in ripartenza hai un giocatore in meno lì davanti. Poi se riparti con Mandžukić è già rallentata di per sé l'azione. Quindi è questo, è questa la responsabilità di Allegri, che ha sempre, che non impara mai dai propri errori. Poi le responsabilità ci sono dei giocatori, sì, Lugani l'ho già detto, è inutile che mi faccia gol se poi fa due cazzate su Gervinho, perché nel primo tempo cos'è che ho detto? La difesa, i nostri due difensori centrali mediocri non hanno sofferto perché tenevamo alto il ritmo, ok? Alto il ritmo, la velocità, cioè la velocità, l'atteggiamento, era buono l'atteggiamento, perché molti hanno elogiato ieri la squadra nel primo tempo, ma l'ho detto ieri nel post su Facebook a fine primo tempo, oggi è buono l'atteggiamento perché Agnelli ha strillato la squadra, ma non vedo cambiamenti per quanto riguarda il modo di giocare di questa squadra. No, è cambiato solo l'atteggiamento, e questo significa che la Juventus, per fare ottime prestazioni, deve giocare al 100%. Questa cosa non può durare per tutta la partita quando cali prendi gol. Perché? Perché non riesci a tenere su un pallone, non riesci a gestire un pallone, non riesci a uscire soprattutto dal pressing avversario, perché non so se vi ricordate, ma anche al primo o secondo anno di Allegri, senza tornare agli anni di Conte, la squadra usciva dal pressing avversario anche molto alto, a partire dagli attaccanti, con buone giocate a livello difensivo, cioè uscivamo palla al piede. Poi, ripeto, da quando è andato via Pogba,
la società non ha mai dato ad Allegri un centrocampista degno di nota. Perché è inutile che ci ragioniamo sopra, lo dico e lo ripeto, questa squadra a livello europeo è sopravvalutata. Perché ci sono almeno 4-5 centrocampi più forti del nostro in Europa. Almeno. Ecco. Chiusa parentesi. Questo è il mio giorno dopo. Fatemi sapere la vostra. Ma non è per essere critico, pessimista. Io dico esprimo le mie sensazioni e dico quello che vedo, ragazzi. Cioè, se voi volete mettervi il prosciutto davanti agli occhi, come ogni anno, poi vi trovate o sbattuti fuori in Champions, o perdete un'altra ennesima finale perché a centrocampo facciamo cagare, quindi appena troviamo una squadra più forte di noi a centrocampo in finale partita secca le prendi, vi chiedete, ecco, vi dite un'altra finale persa. Perché? Perché questi sono i motivi. Perché poi se Allegri dovesse andare in vantaggio in una finale per 1-0, state sicuri che lui abbasserebbe il baricentro pure lì e perderemo anche lì. Tutto lì. Boh. Detto questo ragazzi, vi auguro buona domenica a tutti e sempre, sempre comunque, fino alla fine. Forza Juventus.